Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Impacchettamento! Ieri sera, cioè per me era ieri, per voi era l'altro ieri, vabbè, c'è stato il restock, che è appunto l'ultimo restock prima che io vada al mare, fra poco più di una settimana. E è andato molto bene, devo dire che è andato molto bene. Questo è il bottino. Non sono tantissimi, se vi ricordate come sono i malloppini di foglie delle altre volte, ma era anche un restock sicuramente più piccolo, quindi è normale. Molte cose sono finite. Qualcosa c'è ancora, però andate pure a dare un'occhiata se per caso vi siete dimenticati. Vi capisco benissimo, a casa, mamma mia, quante volte mi sono dimenticata del restock di shop che mi interessavano, mamma mia. Comunque, niente ragazzi, direi che possiamo cominciare subito a impacchettare. Io spero che la luce sia decente, perché guardando dal telefono non mi sembra un granché. Però, vabbè, cioè, le luci sono sempre le solite. E niente, allora ragazzi, cominciamo come al solito dal primo ordine, che cioè in realtà sono due, cioè c'è questo ordine qui e questo ordine qui della stessa persona. E ci sono le due cose più grandi, letteralmente grandi come dimensioni del restock, quindi cominciamo subito con queste. Dicevo, partiamo subito col botto con questa meraviglia. Piano, non voglio far cadere niente, ok. Ed eccolo qui, cioè da entrambi i lati è fantastico, questi cristalli sono, cioè questi cristalli che vedete qua, qua davanti sono giganteschi, io adoro la celestina e questo è un pezzo veramente fantastico e devo dire sono molto stupita che sia andato finito proprio subito nel primo ordine, perché appunto è un pezzo grandino, quindi non costava pochissimo e quindi niente, sono molto contenta. E l'altro, prima appoggio questo, ecco qua. L'altro pezzo era questo qui. Oddio, anche questa sono molto molto contenta che sia andata venduta subito, perché appunto, come sapete, ho avuto tante torri grandi grandi in agata muschiata nel mio shop e alcune sono state vendute un pochino a fatica, ecco. Ma questa è veramente molto bella, devo dire. Guardate che bella. E niente, sono contentissima che sia stata venduta subito. Ecco qui l'ordine. Non si vede questa, eccola. Mettiamo così almeno si vede. E bellissimo ordine, due pezzi veramente molto belli per una collezione, davvero ottima ottima scelta. Ora metto ovviamente degli sticker in omaggio e partiamo col botto con un omaggio, visto che è un ordine bello grandino, una torre di agata. Queste qui le ho messe in omaggio perché sinceramente quando mi sono arrivate non mi sembravano proprio la qualità migliore del mondo, penso che siano state semplicemente lucidate male, che è un peccato, però appunto anche se non sono la qualità migliore mi sembrava un peccato buttarle, quindi le metto in omaggio sperando che comunque possano essere apprezzate. E niente, questo è il primo ordine, è pazzesco ragazzi, è veramente pazzesco, questi pezzi sono belli grandi e proprio bellissimi. Bene, ora passiamo a questi due ordini. Il primo contiene una cosa che è piaciuta a tantissimi di voi, anche se devo dire non ho ben chiaro se cioè qualcuna di queste collane la posso ricomprare. Vi avevo chiesto nel video in cui vi facevo vedere tutto, vi possono interessare altre di queste perché sono d'argento, sono di una qualità incredibile, guardate questo là rimane di una qualità incredibile, quindi costeranno. Questa costava 60 e non ho però ben capito, cioè so che un paio di persone la vorrebbero ricomprare sicuramente, però molte hanno detto sì è bella, però non si è capito se effettivamente possono essere interessate a comprarla, quindi non ho ben chiaro se e quante ricomprarne. Comunque, oltre a questo, nell'ordine abbiamo la torre in onice blu A, eccola qui, obelisco in corniola D, oh mio Dio, è tra i miei preferiti, anche se in realtà di corniola devo dire ce n'è poca, è quasi tutta una cristallizzazione di quarzo, ma è pazzesca questa torre, super particolare. E l'obelisco in calcite caraibica C, guardate che meraviglia. Allora, questi qui mi avete chiesto in molti, si torneranno, me ne è arrivato un pacco abbastanza di recente, ma ragazzi, a meno che non li trovo da un altro fornitore, da questo non li comprerò più, perché mi è arrivata una spesa di dogana che non ha assolutamente il minimo senso ed è quasi del valore del pacco intero. Ecco qui l'ordine completo. Allora, ovviamente metto bigliettino da visita e sticker. Si sono attaccati da soli, va bene, andrete lì insieme. Beh ragazzi, ho quasi già finito le torri in agata in omaggio, ma appunto anche in questo caso metto questa torre. Vedete, cioè sarebbe molto bella, è solo che l'hanno lucidata male. Comunque è davvero molto carina, guardate questa drusa come brilla, per quel che si vede, non mette a fuoco, quindi è comunque carina, spero comunque che alla cliente piaccia, è anche bella grandina come vedete. Allora, spero che si senta, nel frattempo hanno iniziato a cantare le mie amate cicale, che so che moltissimi odiano, io le amo alla follia. E niente, ora passiamo a questi due ordini, anche questo ha il primo ordine e uno fatto dopo. E allora ragazzi, in quest'ordine abbiamo uno dei nuovi anelli, per la precisione questo con il rubino, vedete, me lo tiro fuori, magari facciamo prima,
Fatto così, con questo effetto un po' a catena, il rubino piccolino tondo, molto carino. Poi questo pezzo splendido l'ho lasciato nella sua... Mi cade tutto. L'ho lasciato nella sua scatolina perché adesso vedo di impacchettarlo in modo particolare, visto che, come vedete, con questa forma è un po' più fragile delle altre cose, sicuramente. È aragonite bianca grezza, ragazzi, e devo assolutamente comprare altri di questi pezzi grezzi. Vedete, anche quelli li ho presi tutti in questo fornitore, il negozio di questo fornitore. Sono pazzeschi, non vedo l'ora di comprarne altri. Infine anche un bracciale con il quarzo blu. Bene, ecco qui l'ordine. Allora, biglietto da visita e sticker. Secondo me con il caldo gli sticker stanno cominciando un pochino a impazzire. Non era mai successo, sono solo questi qui in realtà che lo fanno. Cominciano un attimino ad aprirsi in alcuni lati, però non succede nulla. E come omaggio metto un bel quarzo rosa, che giuro che è rosa, non sembrerebbe dal video, e un bracciale in avventurina verde. Lo sentite questo rumore che sembra tipo un camion dentro casa mia? In realtà è un tagliaerba a 2 giardini di distanza. Un tagliaerba, raga. Niente, devo chiudere la finestra, addio cicale. Sì, anche stavolta sono 2 ordini, e 1 e 2. Allora, ragazzi, sono cose molto molto belle. Abbiamo la prima di questi bellissimi obelischi di Corniola, con questa drusa allucinante in mezzo, meravigliosa, oh mio Dio. E abbiamo 2 sfere, una più bella dell'altra. Questa qui in diaspro policromo, che è super particolare, ha veramente tantissimi colori, bellissima. Io preparo già i 2 poggiasfera, perché anche l'altro oggetto è una sfera, ed è questa meraviglia qui, raga, quanto è bella. Lei ha una collezione bellissima, quindi mi sembra giusto che abbia preso cose meravigliose, ed eccolo qua. Inoltre lei mi ha fatto una richiesta particolare, che è appunto se era possibile di ricevere in omaggio questa specifica torre qui. E visto che è una mia carissima cliente, che l'ordine è bello grande, perché sono cose, soprattutto questa, abbastanza costosine, la accontento molto molto volentieri, appunto questa torre in agata qui, che è sempre una di quelle che è levigata un po' malino, però, cioè, vedete quanto sarebbe bella se fosse levigata bene. Mannaggia questo fornitore, che birichino! Oh, bene, ovviamente anche biglietto da visita e sticker, se non riesco a prendere lo sticker, ce l'ho fatta. E niente, l'ordine è finito. Allora, adesso passiamo a questi 2 ordini, in realtà... Il primo, questo qui, era stato fatto prima del restock, aveva chiesto di lasciare un ordine aperto, appunto. Quindi ci sono sia cose, cioè una cosa di prima del restock e le altre 9. Allora, l'oggetto preso prima del restock è questa sfera in quarzo violino. Guardate questi arcobaleni incredibili. Poi 2 sfere piccole in fluorite. Allora, direi che le prendo tutte e 2 diverse. Questa ha sia del viola che del verde. Oh mio Dio, questi arcobaleni anche qui. Ci sono degli arcobaleni bellissimi. E questa è più sul viola, questa invece è più sul verde. E niente, sono bellissime. Le piacciono le sferine. Questa mini drusa di ametista su stand, cioè io la chiamo così, ma non saprei bene come chiamarla. Sono bellissime la D. Ah, questo l'ho preso adesso nel restock, però in realtà era una rimanenza di uno degli scorsi. Questa freeform in fluorite allucinante, non ho davvero capito come mai è rimasta qui per così tanto, perché qualcosa di assurdo, cioè li vedete i riflessi anche voi, non serve che io dica nient'altro. Guardate anche dietro. Infine anche qui un bracciale in quarzo blu. Devo dire che sono molto sorpresa che tutti i bracciali del restock siano tutti finiti, anche alcuni magari un po' più semplici, che in effetti non me lo aspettavo. E niente, quarzo blu. Bene, questi sono gli omaggi grezza, burattata e funghettino. Ovviamente biglietto da visita e stickers. L'ordine di Lisa, tra l'altro questa cosa me l'avete detta in molti avete detto che è più bello se dico i nomi di chi ha fatto l'ordine, appunto, prima dell'ordine. Anche qui, visto che su TikTok lo faccio, ditemi, preferite così, preferite che vi faccio vedere il numero dell'ordine come al solito. Comunque Lisa ha preso questa freeform bellissima, che ha riflessi verde, acqua e blu, bellissima. Sono inciampata, sono quasi caduta con la freeform in mano, che male la gamba. Bene, biglietto da visita e stickers, che carine. E in omaggio pietra burattata e bracciale. Ah, ragazzi, ora facciamo quest'ordine che contiene uno degli anelli in Larimar, quelli pazzeschi. Allora, vediamo, era questo
lettera D. Non è questo, ve lo trovo e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, allora, comunque devo smettere di comprare queste scatoline perché sono molto carine, eleganti, di vellutino, però attirano la polvere in una maniera pazzesca e cioè, proprio da vedere nei video, anche esteticamente brutto. Dal vivo non si nota neanche così tanto. Fatto sta che l'anello è questo qui, la lettera E, posso buttare via il fogliettino, guardate che meraviglia, è in argento, vi dicevo, in argento 925, e niente, bellissimo ragazzi, sembra che ho detto ragazze, ma giuro che ho detto ragazzi, vabbè. Biglietto da visita, stickers, e in omaggio metto un quarzo blu ed un funghetto. Ora facciamo quest'ordine qui, in cui c'è una sfera in florite, sono tutte così belle, come faccio a sceglierne una sola? Non lo so, guardate questa. È molto verde, ha degli arcobaleni un pochino imbarazzanti per quanto sono belli, e qui c'è, madonna raga, riflessi ovunque, incredibile. Dicevo, c'è questa striscia viola bellissima. Poi una sfera Unicorn Stone, è stata scelta questa, che è, sono tutte due molto particolari in realtà. Ho preso anche il poggiasfera che lo regalo. E lo obelisco in calcite carebica B, questo qui, bellissimi. Allora, metto anche qui biglietto da visita e stickers, e qualche burattata in omaggio. Ora facciamo questo ordine qui, che ha un anello, due anelli, scusate, me ne sono accorta adesso, due dello stesso tipo di anello, che è questo qui, molto particolare, molto carino, con la kunzite. Come potete vedere è fatto così, bellissimo. Sì, so che dal video non sembra, ma è lilla la pietra, è un lilla abbastanza chiaro. E appunto sono due. Biglietto da visita, stickers, e in omaggio metto questo ciondolo in quarzo rosa grezzo. Adesso faccio questi due ordini qui, in cui abbiamo uno di questi anelli bellissimi con la tanzanite, sono stra eleganti, mi piacciono tantissimo, guardate il modo in cui stanno, guardate il modo in cui sta, bellissimo. Poi bracciali in quarzo blu, amazzonite ed agata dendritica, eccoli qua. Biglietto da visita e sticker, vorrei farvi notare questo, non lo so, mi fa impazzire, sembra un coniglio che fa la lumaca con al posto di guscio una fragola, non lo so, è bellissimo. E anche in questo caso un paio di burattate in omaggio. Allora ragazzi, io adesso faccio questi tre ordini che sono della stessa persona, appunto mi ha detto che è un autoregalo di compleanno, quindi ho preso un bel po' di bracciali e anelli, e io davvero non mi riesco a rendere conto della lunghezza di questo video, anche perché se guardo le durate degli spezzoni non capisco quanto sarà effettivamente lungo, perché ci sono un sacco di tagli da fare, ma mi sembra di averne registrati tanti. E quindi niente, io adesso penso che farò questi ordini e poi staccherò. Comunque ricordatevi che è anche su TikTok, ne pubblico tutti i giorni. So che molte persone mi dicono: ma io non ho TikTok. Mi viene un pochino spontaneo dire: ma perché non lo installate? Ci sono davvero un sacco di cose carine, e i video durano così poco su TikTok, così non bisogna perdere per forza mezz'ora per ogni video. No niente, a parte queste chiacchiere, vabbè, io sono un pochino drogata di TikTok, quindi a parte questo, adesso facciamo quest'ordine, che è appunto un sacco di anelli barra bracciali. Partiamo con gli anelli che sono già qui. Allora, abbiamo un anello con il rubino. Direi che sono identici, perché mi aveva chiesto il più scuro, ma mi sa che sono scuri uguali. Prendiamo questo qui, che mi sembra bello scuro. Poi ho preso anche un anello in tanzanite, che abbiamo appena visto, super super bello. E uno anche in labradorite, uno di questi qui, con le tre mini sfere, guardate che carino. Eccolo qua. Infine l'ultimo è questo qui, che anche di questo qui è l'ultimo nell'ordine come anello, e anche di questo modello. Molto carino, con il topazio blu, con questo effetto che sembra tipo due anelli. E poi ora prendiamo tanti bracciali. Dunque, diastro sanguigno, ne è partito uno, torna qui. Quarzo blu. Quarzo di fuoco o quarzo ematoide, che bello. E l'ultimo è quello in agata dendritica. Ve l'ho detto che erano tanti anelli e tanti bracciali. E voi calmatemi, che mi sembrate un po' esagerate al momento. Allora, metto biglietto da visita e sticker, non preoccupatevi, prima di chiudere il video vi faccio un ASMR mentre metto via tutti questi anelli. E in omaggio metto, visto che ha preso un sacco di gioielli, un ciondolo con il quarzo fumé, guardate che bello, che è la parte in punta più scura. E giustamente anche un anello, questo qui in occhio di tigre.
è luminoso solo da una parte, però è molto carino. Bene, io ragazzi adesso vi saluto e poi vi lascio la parte in ASMR. Ci vediamo presto con il prossimo video.